evviva! Evviva! Tanto! Come stai? Benissimo. Bene, ma io so che stai bene, hai fatto un sacco di cose quest'estate, sì. Sei sempre stato in giro. C'è una nuova avventura. Dura, esatto. Sei e ho contento? Fatto, sì, sono felicissimo, ma sono molto felice di essere ritornato qui al Mezzogiorno. Lo so, tesoro. Finalmente vederci noi tutti i giorni. Allora, ghianda. Mi hanno portato una ghianda. Vai, vai. La numero due. Ghianda numero due. Lo sono i fiori di pesco. Lo sono i fiori di pesco. Mi viene in mente la canzone di Lucio Battisti, ma non posso dirla perché sennò dopo hai capito. Però voi pensate a quella canzone lì. Spoileriamo subito. Spoileriamo. Tutto. Che facciamo allora, oggi per inaugurare la puntata? Esatto, facciamo il pane del mezzogiorno, no? Che è dedicato sia al nostro mezzogiorno, ma soprattutto al mezzogiorno d'Italia. Certo, è giusto. Quindi un pane di grano duro, un classico impasto di grano duro, molto semplice da fare, ma diciamo semplice, ma bisogna rispettare come sempre le regole. Giusto. Partiamo con la nostra semola di grano duro, mettiamo un chilo di semola di grano duro all'interno della nostra ciotola. Hai un bancone oggi che ci si può tuffare, ecco, non volevo, puoi lamentarti. Volevo dirti che mi hanno allargato lo spazio, esatto, bellissimo. È andiamo. È super bonus. Andiamo con un chilo di semola di grano duro e poi andiamo con 600 grammi d'acqua, ne avanziamo un po', l'acqua totale sono 700 grammi e dobbiamo semplicemente impastare bene i due ingredienti, perché la grande caratteristica del grano duro, lo dice la parola, è che stiamo parlando di una farina che ha un glutine molto rigido, molto tenace, a differenza del grano tenero. Quando noi mordiamo un chicco di grano tenero, dentro è bianco ed è molto morbido. Se noi mettiamo sotto i denti un chicco di grano duro, dentro sembra vetro ed è molto molto tenace, molto duro. La stessa cosa vale per le farine. Dobbiamo iniziare a cercare di ammorbidirlo. Un po' come si fa con la sabbia quando è secca. Bravissima. No? E visto facciamo che tutti ci viene. Cioè, pensiamo alla sabbia perché siamo appena tornati dal mare, esatto. Quindi la sabbia è immediata. Sembra proprio sabbia la semola di grano duro, è proprio sabbiosa, granulosa proprio. Andiamo a impastare semplicemente la farina con l'acqua, prima col cucchiaio e poi con le mani, e facciamo quella che viene chiamata l'autolisi, ma è semplicemente una premiscelazione di acqua e di farina. Questo composto deve riposare per 3 ore a temperatura ambiente. Io ti faccio vedere, ce l'ho qua, e guarda la differenza, inizia a crearsi l'impasto. In maniera naturale, da sbricioloso, granuloso, l'acqua a contatto con la farina inizia a fare il lavoro per noi. Questo è fondamentale, lasciarlo riposare per 3 ore in modo da agevolarci. A questo punto, dopo le 3 ore, andiamo ad aggiungere il nostro lievito di birra, che sono 10 grammi. La nostra restante acqua sono 100 grammi di acqua, arriviamo a 700 grammi di acqua totale, e iniziamo ad aggiungerla piano piano. Quindi andiamo ad impastare e avremo anche più facilità nel momento dell'impasto, vedi? Andiamo piano piano a far assorbire l'acqua, vedi, qui ci vuole un po' di tempo, ci possono volere anche 10 o 15 minuti, andiamo proprio a massaggiare l'impasto e piano piano il nostro composto assorbirà tutti i liquidi. Quando abbiamo l'impasto asciutto andiamo con il sale, che sono 20 grammi, lo bagniamo ancora con un pochino d'acqua, andiamo ad aggiungerla piano piano. E quando abbiamo il composto che è bello liscio e omogeneo, ci vorrà circa una quindicina di minuti totali, lo andiamo a far riposare a temperatura ambiente qui nella ciotola per circa altre 3 ore a temperatura ambiente. Quindi questo è importante perché faremo una lievitazione senza frigorifero oggi. Quindi tutta a temperatura ambiente, facendo lavorare piano piano il nostro impasto. Temperatura ambiente con, anche con questo caldo, va bene? Allora adesso man mano, bravissima, man mano che andiamo avanti avremo la temperatura ambiente in casa che si abbasserà un po'. Se abbiamo giornate veramente molto calde, possiamo metterlo o in un posto fresco di casa nostra che stia intorno ai 20 gradi circa, o se no possiamo appoggiare il nostro impasto anche una mezz'oretta in frigorifero, diciamo, per stemperarlo. Tra l'altro, a proposito di estate di viaggio, vorrei anche salutare gli amici di camper che ci hanno preceduto, certo, che hanno viaggiato in tutta Italia, Tinto, Marcello Masi, Roberto Amorese, certo, eccetera, che ci hanno insomma portato in giro per l'Italia, esatto, un bellissimo viaggio anche loro, insomma, facendoci vivere un po' la vacanza che magari la vacanza non ha potuto fare. Esatto. Grazie. Ci vediamo dopo. E invece un nostro pane del mezzogiorno con Fulvio Marino, eravamo passati a questo impasto, adesso tu ci racconti, esatto, di grano duro, abbiamo spiegato anche il grano duro che ha bisogno dell'acqua. Bravissima, ha bisogno dei riposi, abbiamo fatto il nostro impasto partendo semplicemente da tutta la farina, quindi dalla semola di grano duro, un chilo di semola di grano duro, eccolo qua, con 600 grammi d'acqua. Abbiamo miscelato la farina e l'acqua e l'abbiamo resa un po' granulosa, come se fosse sabbia, l'abbiamo fatta riposare 3 ore e vedi che i nostri enzimi
iniziano a lavorare e rendono l'impasto più lavorabile. Dopo 3 ore aggiungiamo il nostro lievito di birra, l'acqua, il sale, l'acqua delicatamente, piano piano, per dare il tempo all'impasto di assorbirla. Quindi piano piano facciamo lievitare il nostro impasto, ma l'importante è il risultato finale. Vedi, questo è l'impasto che ho finito. E importante, noi quando vediamo, soprattutto al sud si vede, ma lo vediamo spesso dalle nostre nonne, no? Che le vediamo sul tavolo e impastano il pane, continuano a impastare. Perché? Perché continuando a impastare bene la pasta sul tavolo la rendiamo liscia, guarda, vedi? E diventa proprio liscia. Questo è un fattore di tempo e di movimenti. Quindi facciamo lievitare il nostro impasto per 3 ore a temperatura ambiente, ma dobbiamo fare un passaggio importantissimo. Dopo circa un'ora, vedi che l'impasto inizia bene a lievitare, dobbiamo dare, diciamo, un po' di pieghe di rinforzo, no? Abbiamo parlato... anche il pane ha bisogno dello schnauz. Dicevamo di fare attività fisica per rimettersi in forma, anche il pane lo deve fare. Vedi, andiamo a stendere dopo un'oretta il nostro impasto e andiamo a piegarlo, pochissima farina in questo caso sul tavolo, andiamo a piegarlo da una parte e dall'altra e andiamo a chiuderlo. Di che il nostro impasto ridistribuiamo l'ossigeno all'interno, ma diventa più liscio. Non lo tocchiamo troppo, facciamo esattamente quello che hai fatto tu. Bravissimo, non lo dobbiamo toccare troppo perché non dobbiamo andarlo a sgonfiare, dobbiamo semplicemente dargli forza. Lo lasciamo per le ultime 2 ore nella nostra ciotola, io qua ho tutti i passaggi pronti e vedi che il nostro impasto diventa bello lievitato ma non è appiccicoso, perché spesso una delle domande che mi fanno di più è come fai a non avere gli impasti appiccicosi, facendo questi passaggi, andando a dare il tempo. Quindi non sono inutili, dopo 2 ore bisogna farlo. Esatto, ecco. Andiamo a mettere questa volta più abbondante farina sul tavolo e andiamo a farlo scendere anche qui delicatamente. E questo è il momento che, se vogliamo fare più forme di pane, andiamo a spezzare con il tarocco e facciamo le pezzature. In questo caso facciamo una grande pagnotta del mezzogiorno, per tutti, no? Esatto, il simbolo anche un po' del sud. E la cosa bella è che negli ultimi anni le persone, gli esteri, i turisti, oltre che andare a vedere le grandi città, vanno proprio al sud a scoprire questi pani. Diventa proprio una meta turistica. Secondo me penso che sarebbe perfetto che la gastronomia si unisse al turismo. Esatto, esatto. Anche perché queste sono opere d'arte, semplicemente fatte che si possono mangiare, ma sono vere e proprie opere d'arte. Andiamo a creare la nostra pagnotta, rotonda in questo caso, andando a richiudere su se stesso l'impasto. Qui dobbiamo essere delicati, non dobbiamo schiacciare l'impasto, non dobbiamo reimpastarlo, ma dobbiamo semplicemente accompagnarlo all'interno. E come vedi rimane, le bollicine rimangono, vedi? Chiudiamo all'interno fino ad arrivare alla pagnotta rotonda, la chiudiamo così, prendiamo il nostro cestino, non è importante se non è ben chiusa qua, l'importante è che sia saldata, ma adesso ti faccio vedere, questa parte sarà la parte che poi andrà sotto il forno. Andiamo a metterla in questo modo, a far lievitare, per altre 2 ore. A temperatura ambiente, questa è la differenza che deve avere il nostro impasto. Quindi da così diventa così. Esatto, deve proprio raddoppiare. Mm-hmm. E in questo caso, molto semplice, il cestino per la lievitazione, che deve essere ben infarinato, ci serve semplicemente per contenere il nostro pane. Poi gli dà forma, no? Esatto. Qui andiamo a metterci... Tu hai messo un po' di farina di polenta. Esatto, sotto, sì, in questo caso sì, che dà un po' di croccantezza. E poi andiamo semplicemente a tagliare il nostro impasto con il coltello. Io faccio un rombo, tagliando la lama mai dritta ma leggermente inclinata, in modo che si alzino poi le orecchie. Cottura importantissima, preriscaldiamo il nostro forno a 250 gradi, però appena inseriamo il pane lo abbassiamo a 200 gradi, che è proprio una cottura in caduta come viene fatta un po' nei nostri forni. Quanto tempo deve stare? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza, cottura. Lorenzo, vuoi venire a assaggiare questo? No, dall'ora e 20 all'ora e mezza, l'importante è che più la pagnotta è grande più deve cuocere. No. Ed eccola qua, guarda che bella, e la mettiamo. Ma guarda che meraviglia, il pane del mezzogiorno. Adesso lo tagliamo, eccolo qua. Io comunque quando ero a Milano quest'estate andavo a comprare il pane di Fulvio Marino, non lo facevo perché il forno non l'accendevo. No, ma lui è straordinario, la normalità. E adesso poi cos'è più buono di pane e salame? Facciamo l'aperitivo e il pranzo forse delle campagne, dei contadini, che è esatto. Pane e salame. Pane e salame. Che nella sua semplicità è una delle cose più buone del mondo. Per caso tu hai chiamato Alfio? No, è Ken, non c'è Ken. Ah, Ken, no, scusa, è vero. Può, non c'è, assolutamente no. Non. Tagliamo questo. Ken, figurati se morbide. Mangia pane e salame, no. E ci mettiamo. Ma però il fisico, cioè... No, e poi va a fare surf. Cosa fa col surf che vuole mangiare? Oggi vado, di nuovo.
Dove vai? In due. C'ho una gara nello spinti a Grondona. Anto, guarda, sai che c'hai? Ti voglio far assaggiare questo, adesso do la sua. Poi è caldo, cioè, ragazzi, il pane e salame caldo. Che cosa c'è di meglio? Guarda. Grazie. Ho mangiato tutto. Purtroppo. Sono richiamo. Te lo tengo, Anto, te lo tengo. Ma cosa tieni? Dai, scusatemi, oggi è il primo giorno, mi sono lasciato un po' andare, ho assaggiato tutto, non capiterà più. Ah, devo prendere